ci troviamo a Lamone, sul colle di San Zeno, la collina che è retrostante il nucleo del paese appunto di Lamone. Particolarità di questo vigneto, che ha 25 anni di età, è che appunto è un vigneto che soffre molto la carenza idrica d'estate, perché c'è pochissimo terreno, da 30-40 cm, e poi la roccia è subito presente. Allora, l'azienda vitivinicola Pelossi, produciamo due vini bianchi che sono l'Agra Chardonnay e il Vigna dell'Aspide, che è un assemblaggio di Riesling, Silvaner, Kerner, Pinot Nero vinificato in bianco e Pinot Grigio. In seguito abbiamo due rossi non barricati, dunque tradizionali, il Sassarei e il Merlot Collina d'Oro. E poi abbiamo la serie dei vini affinati in barrique, che sono a partire dal Merlot Agra Riserva, il Merlot Lamone Riserva, che sono Merlot in purezza, e terzo il Riva del Tasso, di un assemblaggio di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Sono contento di poter proporre alla nostra clientela un vino che viene prodotto sulle mie sensazioni e sulle mie immagini, per cui il fatto di essere un'azienda piccola mi permette di produrre il vino come piace a me e non come piace al pubblico, e poi di proporlo in conseguenza. L'aspetto più interessante del mestiere che facciamo è quello di avere un contatto con la natura quotidiano, e poi l'aspetto forse più bello e più simpatico è quello che ogni giorno quando ti alzi fai un lavoro diverso, sia riferito alla viticoltura che riferito alla cantina.